per gli scaffali, mettendo le mani sul dorso dei vinili, ogni tanto assestando i leggeri cazzotti, talvolta ritraendo improvvisamente le mani in un modo molto simile a quello che ho visto fare una volta a un prestigiatore che ipnotizzava le galline in televisione. Forse rubava l'anima dalle copertine, e magari era un esorcista quadrifonico, magari. E da uno così puoi aspettarti di tutto. Poi non ce l'ha fatta più ed è partito. Tu pensi che io sono un coglione? Che cazzo, ho la faccia di uno che ascolta Nicola Di Bari. Mio zio ascoltava Nicola Di Bari. Vaffanculo, sto giù queste cazzo di canzoni. No, no, io sono un DJ. Quando faccio girare i dischi io, le donne gli cascano la gonna. Senza tregua, un beat dietro l'altro. Una mitraglia sono. Ta 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 ta. Sono stato 5 anni a Bristol. Che mio zio, non quello di Nicola Di Bari, un altro, c'aveva una pizzeria. Andavo in giro, ballavo, chiamavo le donne. Ste mezze cozze che non si tagliano mai i peli delle gambe e c'hanno la pelle chiara che sembra le mutande quando le compri che sono nuove. Una dietro l'altra. Ta 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 ta. Poi vedo sti negri che cominciano a mettere dischi. Fumano le canne come se mangiassero pistacchi. Ci parlo. Chi cazzo siete? I Massive Attack. Capirai. Mi fanno sentire una cassetta di quello che fanno. Una merda, sti lamenti dei negri con una musica che non si capiva una mazza, tutto uguale. Io lo guardo, sto africano alto 2 metri, gli spiego. Ti manca la baseline, mi capisci? La baseline, boom 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 boom, lo basso che punta dritto sopra le cuiuna, lo boom 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 tra la minchia e la panza, lì. Io sono come mesmerizzato. Non riesco nemmeno ad accennare una finta di corpo mentre si avvicina con rapidità. E temo voglia localizzare su di me l'esatto punto della baseline. Ritorno in me per una frazione di secondo e metto una mano a riparo dell'Ikuyuna. Ma grazie a Dio, lui è diretto verso l'amplificatore. Prende le manopole dei bassi degli acuti e comincia a manovrarle, sostanzialmente a caso. Stiamo ascoltando un disco dei Blur. Se non cantassi sto stronzo, almeno lo stronzo è Damon Albarn, ovviamente. Gira le manopole, si sposta di 1 metro, le attacca di nuovo, quasi ringhiando. Dopo un paio di minuti di manovra pare soddisfatto. Eccola, eccola. Sta qua la baseline, la senti? Mi batte sulla spalla conscio del fatto che sono completamente in sua balia. Guardo le manopole. Bassi a +6, alte a -2. Lui sorride e riparte. Per la stessa cosa che Massive Attack. Venivano a casa mia con ste cassette, gli facevo 2 spaghetti con l'aglio e gli mettevo la baseline. Perché gli devi spiegare tutto a quelli. Poi mi portavano in giro i primi concerti. Li guardavo da dietro e dicevo: alza, alza, fanculo, alza! Mettevo i dischi il venerdì sera. Venivano le italiane, che almeno poi se te le chiavavi non accarezzavi ste gambe che mi parevano una scimmia. I Massive Attack a guardarmi, tutti attenti. Il segreto è tutto lì. Baseline. Poi mi sono rotto il cazzo. Loro hanno capito. Ognuno per la sua squadra. Ha detto esattamente così. Ognuno per la sua squadra. Ineccepibile. Quindi mi trovavo davanti l'uomo che aveva inventato il suono di Massive Attack. La vena d'oro del trip hop era frutto di questo tipo con scritto figo sulla fronte. Baseline.
tanti anni ad arrovellarsi sulle radici della scuola di Bristol e nessuno che facesse mai il nome del fenomeno indispettito dalla depilazione latitante delle donne anglosassoni. Una rivelazione dietro l'altra. Ta 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 ta. Avanti. Quando sono tornato in Italia qualcuno se l'era cantata e allora tutti a chiedermi di mettere i dischi. Vieni qui, poi ci sentiamo, fatti vedere. Coccoluto mi ha regalato un suo disco. L'ho ascoltato e poi sai cosa ho fatto? L'ho dato a mio nipote che c'ha 10 anni e gli ho detto: te, piglialo e piscialo il cane. Capito, coccoluto? Piglialo e piscialo il cane. In quel momento è entrato il postino a consegnarmi un vaia. Ho firmato mentre ripeteva per la 7ª volta: piscialo il cane. Gli ho fatto un cenno con gli occhi per tranquillizzarlo. Non ti preoccupare, è l'uomo che ha modellato i Massi Vatta. Non hai niente da temere. Mi hai capito? Questa è la mia storia. Bristol, le donne, la baseline. Come mi sono rotto le palle? La musica buona oggi non va bene per questi che si mangiano le pasticche e che si infilano pezzi di ferro pure nel naso. Ma mi sono detto, vado in negozio dal biondo e gli compro 2 dischi. Cosa mi dai? Bella domanda. Cosa mai puoi consigliare a uno che ha cambiato il corso della musica? E se non azzecco la baseline, tento un paio di nomi, ascoltiamo qualcosa. Si mette a ridere e si indica, come a dire, a me una merda simile. Che si portano le merendine alla cena del sultano. Non so che pesci pigliare. Metà delle mie proposte temo siano buone per essere pisciate dal cane. Lui guarda l'orologio e capisce che deve risolvere da solo la situazione. Dammi questi 2, ho capito. Non ci hai azzeccato un granché. Sfila 2 dischi a caso dal settore reggae dub, li paga e se ne va. Tristemente non mi saluta. Devo averlo deluso. Lo guardo mentre svanisce nella piazza davanti al negozio e cerco di decifrare ciò che sento. E penso che sia esattamente un misto di sollievo e delusione. Giusto una fitta sottile di baseline tra la panza e l'incuglione. Maurizio Blatto, che ha scritto questo racconto, è un eroe del nostro tempo. Grazie a tutti.